Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi il video sarà un Get Ready With Me, quindi mi preparerò insieme a voi. Vi ho chiesto su Instagram che cosa volevate vedere, anzi, prima che inizio a chiacchierare, mi inizio a truccare insieme a voi, zoomo leggermente più vicina, se no i miei Get Ready With Me durano sempre tipo 50 minuti. Vi ho chiesto su Instagram che cosa volevate vedere, in tantissimi mi avete risposto: Giulia, facci un Get Ready With Me. Quindi ho detto, vabbè, dai, facciamone uno. Oggi farò uno dei trucchi che ho fatto forse il mese scorso come tutorial, non lo so. Comunque, un trucco semplicissimo che però mi fa sentire a posto. Diciamo, il focus sarà più che altro su una righettina di eyeliner e sulle ciglia finte. Mamma mia, che sonno stamattina, ragazzi! Sono davvero stanchissima, cioè ho sonno, non è che sono stanca, vorrei tornare nel letto e mettermi a dormire. Anche oggi sto girando il video, lo stesso giorno in cui lo vedete. Ormai faccio così, non riesco più a stare dietro, non riesco più a stare dietro a tutto, ecco, così l'ho detto bene. Quindi mi ritrovo spesso a girare il video praticamente lo stesso giorno in cui poi lo devo mettere, e non è il massimo perché sto sempre poi di corsa, poi magari non riesco a metterlo in tempo per l'una e mezza, e quindi ovviamente preferirei girarlo un altro giorno, però non ci sto riuscendo. Quindi va bene così. Che cosa avete fatto a Ferragosto? Sono curiosa di saperlo. Siete in vacanza? Maledettissimi, mi sto invidiando. Sto scherzando, ovviamente. Spero tanto che siate in vacanza in un posto bellissimo. Io vorrei essere tipo, non lo so, al mare alle Bahamas. Questo sarebbe il mio sogno del momento. E invece sono qui a Roma. Il tempo non è neanche un granché, non so com'è stato da voi in questi giorni, in questa settimana, ma qui a Roma praticamente ha fatto temporali a non finire. La mattina era bello, poi il pomeriggio veniva il diluvio universale, insomma, tipo clima tropicale, per capirci. Mi sto preparando perché sto andando ad Andrea e prima di andare però devo ovviamente montare questo video e caricarlo perché è per oggi pomeriggio. Adesso sono esattamente le 9:34 di mattina, quindi ovviamente prima di andare devo aver finito tutto quanto. Volevamo andare a mangiare al sushi, ma sinceramente non so se faremo in tempo, perché a girare questo video ci metterò forse un'oretta, se siete curiosi di quanto tempo ci vuole per girare i video, all'incirca quando faccio i tutorial o comunque quando registro video in cui mi trucco totalmente, ci metto all'incirca un'oretta, diciamo un'altra oretta per, come si dice, per tagliarlo, un'altra mezz'ora per sistemare la foto di anteprima e mettere tutta la descrizione sotto con i prodotti. Se me lo chiedete, se ve lo stavate domandando, tutti i prodotti che utilizzo all'interno di questo video, come sempre, ragazzi, come ogni singolo video, sono sotto nell'info box. Io mi trovo scritta sotto ogni video, magari anche video tipo di mesi e mesi fa. Che rossetto porti? Non me lo posso ricordare, giro talmente tanti video che sarebbe impossibile. Per questo motivo scrivo sempre tutto nell'info box, così se volete sapere che cosa porto in uno specifico video, non devo stare lì a ricordarvi perché ovviamente non mi ricorderei, ma basta che guardate sotto nella descrizione. Sempre lì sotto nella descrizione ci sono tutte le cose che utilizzo per girare il video, tutti i pennelli, cioè c'è scritto tutto quello che volete sapere. Per la cronaca, ho acquistato la palette di Jaclyn Hill, cioè non la palette, ma le palette. Non so se l'avete visto, sono sicura che tipo il 90% di voi sa di cosa sto parlando. Jaclyn Hill è uscita con una seconda versione delle sue palette. Praticamente ha spiegato in un video che quando ha progettato la prima aveva in mente altri miliardi di colori e quei colori li hanno inseriti in queste nuove palette, che sono, mi sembra, quattro, neanche mi ricordo: una tipo violetta, una più arancione, una più verdina gialla e l'altra non me la ricordo, l'altra grigia, boh, non me le ricordo neanche le palette. E è uscita ieri, sì, il 14. E ovviamente non potevo non prenderla, mi state chiedendo, siccome ho messo la foto su Instagram, ho detto sì ragazzi l'ho presa finalmente, mi state chiedendo tipo ah ma fai la recensione? Ovvio, cioè ovviamente non me lo dovete neanche chiedere. Sono indecisa se fare tipo una specie di proviamolo insieme,
piuttosto che di recensione. Poi magari se siete interessati vi faccio la recensione con tutti gli swatches e vi dico che cosa ne penso, però quello dopo averla provata. Non posso ovviamente fare una recensione se non ho mai provato gli ombretti, quindi fatemi sapere che cosa volete vedere. Io ho visto che il mio pacchettino è già stato spedito, praticamente lo stesso giorno in cui ho fatto l'ordine è stato spedito, efficienza massima. Fatemi sapere se vi interessa una specie di video test, cioè l'aprirò proprio insieme a voi per la prima volta, le toccherò insieme a voi per la prima volta, realizzerò un look insieme a voi per la prima volta, insomma. Fatemi sapere se vi può interessare, come al solito. Adesso dobbiamo fissare tutto con la cipria. Utilizzo come al solito questa. Io non riesco a separarmi da questa cipria, mi fa impazzire. Ora prendo la mia terra in polvere e utilizzo questa qui di Bourjois, che è la bronzing powder, e utilizzo questo fantastico pennello che è il W7, quello che arriva in dotazione con la cipria. Io sto amando follemente questo pennello, cioè non riesco a separarmene, applica la terra in un modo fantastico, non ho mai provato nulla del genere. E dicevo, settimana scorsa sono andata al cinema a vedere Ant-Man. Ragazzi, ma che carino! A me piace davvero tanto andare al cinema e appunto sono andata a vedere con Andrea Ant-Man e è stato davvero davvero carino, non spoilererò niente. Però la cosa che mi è piaciuta è che non è come il classico film della Marvel, come tutti i supereroi, cioè se voi ci fate caso, tutti i film dei supereroi più o meno si assomigliano, cioè c'è il supereroe che ci diventa per caso perché lo vuole, e poi la principessa è in pericolo, il supereroe salva il mondo, cioè tipo così sempre. Invece questo l'ho trovato molto molto carino perché non rispecchia nessuna di queste cose, è stato divertentissimo, l'abbiamo visto in terza fila perché siamo andati, oddio non mi ricordo se è uscito proprio settimana scorsa, comunque siamo andati uno dei primi giorni in cui è uscito e la sala era piccola, siamo andati al The Space, anche se lì hanno rifatto, per chi è di Roma, hanno rifatto le sale nuove, le poltrone sono comodissime, sono tipo larghissime e comodissime. E praticamente la sala era una di quelle piccoline ed era tutta piena, quindi l'abbiamo visto in terza fila, stavamo tipo così a guardarlo. Però mi è piaciuto davvero tanto, non mi ricordo, vi stavo dicendo un'altra cosa del tipo che la sala era piena e ci siamo ammazzati tutti dalle risate, cioè è stato veramente un film carino, vi consiglio di andarlo a vedere se ovviamente vi piacciono questi generi di film. Ora metto un po' di blush. Utilizzo il luminoso di Milani e poi un po' di illuminante sempre di Milani. Voglio provare a metterlo con il pennello a ventaglio. Non sono una grande fan di questo pennello, però ci sto provando ad utilizzarlo. Lo metto sempre un po' su tutto lo zigomo, non voglio che sia concentrato in un punto unico. E poi faccio un po' così in giro per il viso, in modo che come se la mia pelle risulti tutta più luminosa. Adesso, mi sono dimenticata una cosa, scolpire il viso. Utilizzo questa palette qui di Catrice, mi piace un sacco, faccio un mix delle due terre e scolpisco il viso. Ora realizzo le sopracciglia, sono la parte più noiosa da vedere, quindi ci vediamo tra un attimo. Eccomi di nuovo qui con le sopracciglia fatte, oggi mi sono uscite un po' spesse, abbastanza rotonde, però devo dire non mi dispiacciono affatto. Lasciamole così, non so se capita anche a voi, ma tipo spesso le mie sopracciglia hanno vita propria, quindi diventano come gli pare, io cerco di farle in un modo e poi loro escono fuori in un altro. Adesso prendo dalla palette di Kat Von D il colore più chiaro e lo metto su tutta la palpebra superiore, utilizzo direttamente la spugnetta per fare questa cosa. Ragazzi, comunque io mi sto accorgendo di, cioè già lo sapevo, ma me ne sto accorgendo ancora di più, di quanta cattiveria ci sia in questo mondo, e la cosa mi sta spaventando perché dico non è possibile che le persone siano fatte in questo modo, cioè sono davvero molto molto stupita. E sotto al video, cioè ho fatto il video del perché è finita la mia esperienza lavorativa in Sephora, vi ho detto ragazzi se vi interessa vi parlo anche delle altre mie esperienze lavorative, ad esempio quella di Intimissimi. Quindi è successo che ultimamente ho fatto sia il video sulla mia esperienza lavorativa in Sephora sia quello su Intimissimi. Ora, fino a quando era uscito il mio video
dell'esperienza lavorativa in Sephora, diciamo che c'era stato qualche commento negativo lì sotto. Quando è uscito il mio video sul perché mi sono licenziata, anzi dimessa, mi hanno corretto in 85.000 da intimissimi, cioè sotto quel video c'è stato il putiferio, insulti su insulti, sei una merda, vai a lavorare, vabbè, questo è detto un po' alla leggera, tanti commenti li ho cancellati, a tanti commenti ho risposto in modo molto ironico del tipo, ah, ma tanto tu non hai bisogno di lavorare, io gli ho scritto sì, ma io sono ricca, non ho bisogno di lavorare, tanto per farli stare zitti e dargli il contentino. Mi è capitato anche che altre persone abbiano aperto altri miei video e mi abbiano scritto tipo insulti anche sotto altri video. Non lo so, io sono scioccata, cioè nel senso, ne stavo parlando ieri sera con mia sorella. Sono consapevole che a questo mondo esiste tanta cattiveria, tanta insoddisfazione che si butta addosso alle altre persone. Di questo ne sono assolutamente consapevole. Però ragazzi, cioè io sono scioccata, ma cavolo, ma fatevi un... Cioè ovviamente non parlo con voi che siete sempre carini con me, cioè, io di questo vi devo ringraziare tantissimo, però parlo con le persone che hanno tutta questa cattiveria da tirare fuori, fatevi una vita e fatevela felice. Significa che voi state vivendo la vostra vita così male che aprite il video di una sconosciuta per la prima volta e scrivete tutto quello che vi passa per la mente senza neanche conoscere minimamente la persona. Io non vorrei mai essere vostra amica, non vorrei mai conoscervi. Non lo so, vabbè, sono scioccata di questa cosa e fortunatamente ho le ossa dure, nel senso che non è la prima volta che mi capita di ricevere, diciamo, commenti brutti, non su YouTube, ma nella mia vita, quindi a questo ero assolutamente preparata. Cioè, no, non vengo influenzata minimamente da quello che dicono queste persone, non me ne frega assolutamente niente, perché, cioè, non sono nessuno per dire quello che dicono, non ho interesse appunto a essere loro amica, non ho interesse di nulla nei loro confronti, quindi sinceramente dei loro commenti me ne frega meno di zero e non è che mi metto lì e tipo, oddio, mi hanno scritto il commento negativo, non mi interessa assolutamente. Però è giusto per parlarne che, cioè, di quanto sono scioccata, di quante cose brutte riesce a scrivere la gente. Veramente, leggendo tutti quei commenti, ad un certo punto ho detto, adesso prendo, mi chiudo dentro casa e non esco più, perché se questo è il mondo che c'è fuori, io non voglio vivere in questo mondo. Il mio mondo nella mia testa è fatto di unicorni come si chiama? Con i capelli, il cri, come si chiama? Il crine, color arcobaleno che saltellano in un mondo in cui tutti sono felici. Questo è il mio mondo ideale. E io mi sto costruendo questo, cioè, io sono felice della mia vita, sto cercando la mia felicità. Non si può essere al 1000% felici nella propria vita, però io sto lavorando il più possibile per esserlo. E questi commenti così negativi mi fanno capire di quanta insoddisfazione della propria vita invece ci sia in giro, perché per scrivere una cosa del genere tu devi aver accumulato talmente tanta cattiveria, talmente tanta rabbia nella tua vita che non immagino, ma significa anche che tu non hai voglia di essere felice se scrivi questi commenti, perché potresti... Cioè, tu non mi conosci, potresti sta scrivere il commento a tua figlia, a tua sorella, alla tua compagna, a tua nipote. Io sono, cioè, sono una persona normale e queste persone non si rendono conto che potrei essere una di questi personaggi nelle loro vite come lo sono per i miei parenti, per i miei amici. Quindi, non lo so, vabbè, era una piccola parentesi così, giusto per parlarne, però sono scioccata, sappiate. Sappiate questo, mi avvicino un pochino di più allo specchio perché voglio fare una righettina nera all'attaccatura delle ciglia che mi vado a mascherare le ciglia finte che dopo vado a metterci sopra. Sto iniziando a fare, cambiando proprio totalmente argomento, sto iniziando a fare colazione salata, cosa che per me è tipo... Cioè, io per 25 anni questa sedia la devo cambiare perché scricchiola troppo.
e so che vi darà un sacco fastidio. Comunque, per 25 anni della mia vita ho fatto colazione dolce, mai fatta salata in vita mia. Mi veniva lo schifo solo a pensarci, cioè ad esempio invece Andrea fa colazione molto spesso salata. Quando si è capitato che siamo andati in vacanza, tutte le volte lui magari faceva colazione all'americana, io ero lì tipo, oddio, ma come fai? E siccome sto iniziando a mangiare più salutare, ve l'ho detto anche nell'altro Get Ready With Me, mi sto allenando di più e... La mia colazione era tutt'altro che salutare. La mia colazione era mezzo litro di latte con 10 gocciole dentro, tutte spappolate. Questa era la mia colazione. Adesso sto facendo invece un toast con il prosciutto crudo e un formaggio che è praticamente il formaggio di riso, perché sono un po' intollerante al latte, quindi il latte mi dà un po' fastidio. E appunto se riesco a mangiare formaggi di riso o cose del genere preferisco, altrimenti mi si gonfia tantissimo lo stomaco, cosa che non me ne frega niente. E mi sto facendo il toast così, la prima mattina ero tipo oh mio Dio. Invece mi sta piacendo, sto alternando un po' la colazione dolce a quella salata perché mi devo ancora un attimino abituare. Però pensavo peggio, sinceramente. Allora, adesso il mio trucco sembrerà bruttissimo. Prima di fare la codina, voglio mettere il mascara alle ciglia finte e poi finire la mia righina nera. Perché se voi fate una riga precisissima di eyeliner, di matita, e poi ci andate a mettere le ciglia finte sopra, rischiate che la riga non risulti più così precisa, perché magari la pelle in un punto è più tirata, in un altro punto si attacca in modo più strano con la colla, quindi una riga drittissima nera può risultare poi storta quando ci mettete sopra le ciglia finte. Quindi io faccio così adesso, faccio una riga diciamo un po' approssimativa nera, attacco le ciglia finte e poi vado sopra con un eyeliner a sistemare la mia riga nera. Come ciglia finte utilizzo sempre le Ardell 252, cioè io sono innamorata follemente di queste ciglia finte, dovete provarle, se vi piacciono le ciglia finte dovete provarle e capirete, perché non sono matta, sono fantastiche, non riesco ad usare solo ed esclusivamente queste. Sono distrutte, quindi devo ricomprarle. Forse ne comprerò due o tre paia, così almeno ce l'ho tipo di scorta. Però, non so, mi rode cambiare le ciglia finte. Sapete perché? Appena messe sono scomode, secondo me, le ciglia. Cioè, dovete portarle almeno una, due volte per far sì che la banda si ammorbidisca leggermente e non sia così rigida sull'occhio. Io odio le ciglia finte messe la prima volta perché le sento sull'occhio. Già la seconda sono più confortevoli, la terza non si sentono per niente. Ora cercherò di mettere la colla sulla banda. Per chi magari si sta domandando come mettere le ciglia finte, ho fatto un video apposta, però l'importante è ovviamente tagliare della lunghezza giusta le ciglia, poi mettere uno strato di colla uniforme su tutta la banda, aspettare che la colla diventi appiccicosa, altrimenti la colla non attacca sull'occhio. Cioè voi potete mettere le ciglia dove vi pare, ma quelle non attaccandosi si staccheranno. Quindi nel frattempo levo la colla anche sulla seconda ciglia, ci rimetto la colla qui e poi inizio ad attaccarle. Ieri sera stavo anche vedendo Ritorno al Futuro 2, però il giorno prima ancora ho visto Ritorno al Futuro il primo, perché mia sorella non l'aveva mai visto e quindi ho detto ah, come non l'avevi visto, dobbiamo assolutamente vederlo. E quindi poi ieri sera tutti insieme abbiamo guardato il 2. È geniale, cioè quella trilogia secondo me è geniale, è qualcosa di fantastico e fa troppo ridere quando dicono ah, andiamo del futuro dell'anno 2015 e tipo sono tutti spaziali, come se nel 2015 chissà che cavolo dovevamo fare, le macchine volanti, tutte queste robe strane. Non so chi l'abbia scritto, ideato, ma complimenti, fantastico. Ora con l'eyeliner passo proprio all'attaccatura delle ciglia finte, non voglio che si veda una vera e propria riga di eyeliner, ma voglio che la riga nera serva soltanto a mascherare appunto la banda delle ciglia, quindi utilizzo l'eyeliner in penna giusto per andare a mascherare quella righina di colla che invece rimane fuori. E che cavolo, mi sono stampata l'eyeliner dove non volevo. Ok, vediamo se riesco a recuperarlo, sennò devo fare la riga di eyeliner. Niente ragazzi, ho dovuto fare una riga di eyeliner perché mi sono stampata l'eyeliner e
lontano dalla banda delle ciglia, quindi è uscito fuori un eyeliner. Questo è perché devo stare lontano dallo specchio per farmi riprendere dalla macchinetta, purtroppo succede. Vabbè, non fa niente, non è che morirà qualcuno. Facciamo anche una righina piccolina che tiri l'occhio all'insù, anche se con tutte queste ciglia è difficile farla. Mi avvicino un attimo allo specchio, quindi probabilmente non vedrete nulla. Non so per quale motivo mi si era staccata la ciglia sinistra qui nella parte interna, quindi ho dovuto tirarla via e riattaccarla nuovamente. Non mi succedeva da non so quanti mila anni. Probabilmente la colla non era abbastanza asciutta, ci ho messo sopra l'eyeliner, ho tirato un po' l'occhio ed è successo il patatrac. Comunque, aspetto un attimino per mettere il mascara sulle ciglia inferiori perché voglio che la colla sia completamente asciutta, non voglio dover riattaccare nuovamente le ciglia. Quindi passiamo alle labbra, metto la matita di Wycon Wonderproof nel colore 110 Mauve. Ragazzi, mi sta tentando tantissimo la palette di Norvina, quella nuova di Anastasia Beverly Hills, per capirci, quella sui toni violetti. Mi sta tentando davvero davvero tantissimo. Volete vederla? Volete che la prendo? Fatemelo sapere, perché se mi dite di sì, io poi la prendo. Siete colpevoli del mio acquisto questa volta. Il mio portafoglio vuoto dipende da voi. Sono curiosa di vedere che cosa dite adesso. Se vi sentirete in colpa o se invece no. Metto la matita su tutte le labbra. Poi ragazzi, un'altra cosa che mi stanno scrivendo sempre più spesso e sono curiosa di sapere che cosa ne pensate, mi stanno scrivendo nei commenti: ah, ma tanto sei rifatta, sei tutta gonfia, cioè, ma perché sembro rifatta? Cioè, me lo scrivete per favore qui sotto in un commentino, perché io non sono minimamente rifatta, ve l'ho detto, vorrei fare il filler agli occhi e quando lo farò ve lo dirò, però non so se prenderlo come un complimento o meno, perché... cioè, sembro rifatta nel senso positivo, che tipo i miei zigomi sono all'insù o sono troppo tirata o qualcosa del genere, o sono rifatta perché la mia faccia sembra di gomma e faccio schifo, ma in realtà non ho mai fatto nulla. Sono curiosa, vi prego scrivetemelo, perché questa cosa mi fa troppo ridere. Voglio mettere un po' di gloss. Utilizzo questo qui di Milani, che è il Keep It Full nel colore 01 Champagne. Metto il mascara anche sulle ciglia inferiori, mi stavo per dimenticare. Sciolgo i capelli ed il gioco è fatto. Oh, ma perché mi vengono così? Che pizza, ma solo quando giro il video mi prendono la forma. Li tengo legati tutto il giorno e non mi viene niente del genere. Sono pronta per andare, il trucco è terminato qui, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, volo a montare questo video e vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!